Ritrovati amici di TV12, appassionati di fantacalcio, ben ritrovati con Fantas Game, perché il fantacalcio non è un gioco per ragazzi, questo lo abbiamo capito, perché stiamo anche arrivando nel momento in cui i nodi arrivano al pettine, terz'ultima giornata di campionato, c'è chi si sta giocando il tutto per tutto, quindi oggi consigli importanti, indicazioni importanti e non parliamo del portiere del Sassuolo, con Carmine Cassandra come al solito. Ciao Carmine, ben trovato. Fantallenatori. Eh sì, è una giornata oggi, insomma, importante, si comincia subito con Sassuolo Monza e tutte le altre, c'è tanto da scoprire, come al solito facciamo il nostro recap, anche perché continuo, vabbè. Andiamo con la classifica, con le ultime posizioni che rimangono un po' statiche, anche se Sursa fa un balzetto in avanti, con più 14,5, c'è poi Alice che rimane terza, più 18,5, occhio che Eleonora, insomma, è lì. Mi ha raggranellato qualche punto, però io il sottoscritto è primo con 38,5. Facile perché sia io che Leonora avevamo previsto Lukaku. Chi ha seguito la puntata scorsa, insomma, Carmine, poteva scegliere Lukaku, lo avevamo detto e ne ha fatti due. Sì, lo stiamo consigliando da un po' di settimane perché lo avevamo intuito che Lukaku era la scelta, diciamo, di Inzaghi per il campionato, mentre Lautaro e Dzeko andavano ad occupare l'attacco per la Champions. Io penso che da qui al termine del campionato continuerà ad avere tanto spazio e guardando il calendario dell'Inter potrebbero arrivare altri bonus Eh sì. per rimpinguare il suo bottino. Già la partita di Napoli, non dico che sia comoda, ma comunque il Napoli non avendo obiettivi qualcosa potrebbe concederlo. Assolutamente sì, l'avevi detto che secondo te arrivava in doppia cifra, ci siamo. Ha fatto 8 gol. Adesso l'infermeria, perché poi parleremo di coppe, come al solito lascia una scia incredibile di infortunati. Al di là che è finita la stagione di Lloriente, il Verona ha parecchi giocatori in dubbio, Verdi, Magnani, Lasagna. La Roma ha perso Spinazzola e Celik, è in dubbio di nuovo Dybala, così come Pellegrini. Fagioli, infortunio molto brutto alla spalla. Mkhitaryan si è fermato nel derby, Marusic ancora in dubbio. Il Toro che perde Sanabria è in dubbio, Miranchuk. Lì davanti l'Atalanta non ha più nessuno perché si è fermato Zapata. Scherziamo perché ha tante soluzioni. Poi Doig e Hjulmand che sono nomi di seconda fascia, ma comunque che sono stati importantissimi in questo fantacalcio, soprattutto il centrocampista del Lecce. Però davvero anche le big soprattutto stanno pagando questa stagione lunghissima. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro è stata una settimana sfortunata anche per altri calciatori delle medio-basse classifiche. Io, per ad esempio, ho un amico che aveva l'attacco Laurentri, Zapata, Sanabria e si è ritrovato con tutti infortunati. Esatto. Quindi purtroppo ulteriori novità dalle coppe con Mkhitaryan che si è fermato in Champions con Fagioli e Spinazzola che si sono fermati in Europa League, forse qualche buona notizia potrebbe arrivare sul fronte Lookman, che secondo me dopo tante giornate di stoppo potrebbe almeno strappare una convocazione, che è fondamentale per Gasperini, che già all'attacco di mezzapre da un Højlund comunque a mezzo servizio, anche lui reduce da problemi fisici. Assolutamente. Squalificati, squalificati perché due li conosciamo bene, commentavamo Fiorentina Udinese, insomma la rissa nel finale, che poi insomma Rossi abbastanza affrettati del direttore che poteva risolverla anche senza, comunque non ci sarà Bonaventura che è in formissima, non ci sarà Becao nell'Udinese, assenza pesante, poi Amiens nello Spezia che è stato decisivo nella vittoria contro il Milan, mancherà Bandà nel Lecce e la Juve che perde in un sol colpo Danilo e Cuadrado, che sono comunque due giocatori, soprattutto Danilo, che quest'anno ha fatto grandi cose. Danilo ha una delle sia fantamediche che medievuoto tra i difensori più alte, infatti la mancanza per i fantallenatori è lui, e per assurdo l'altra mancanza è quello che appunto che raccontavi tu è successo tra Fiorentina e Udinese, perché sia Becao sia Bonaventura sono due pedine fondamentali per i fantallenatori. Se pensiamo che Bonaventura ha dei numeri a centrocampo eccezionali, da secondo slot, quasi da primo,
E che Becao, credo, tra i secondi, terzi slot difensivi sia uno dei top. Eh sì, Becao sicuramente mancherà, vediamo nella formazione, quella che ipotizziamo insomma anche noi con Perez che traslocherà a destra, Masina che giocherà al suo posto, un'assenza pesante. Per quanto riguarda i FantaFacts invece, perché abbiamo accennato all'Europa, è un'Europa che continua a incidere sul campionato e sul fantacalcio, due fuori, la Juve e il Milan inevitabilmente, tre in finale. Ora che succede al Fantacalcio? La grafica che vi propongo è quella proprio di atto finale con Calhanoglu, finale di Champions League, Mourinho, finale di Europa League, Nico Gonzalez, finale di Conference. Che dobbiamo aspettarci? Insomma, sono anche date diverse, se vogliamo la Fiorentina gioca praticamente a stagione finita, però immaginiamo Italiano, Inzaghi e lo stesso Mourinho andarci cauti, anche perché vabbè, il povero Mourinho ne ha 11 forse contati, sta facendo giocare la primavera. Gli altri, che ci aspettiamo? Guarda, secondo me vanno analizzate squadra per squadra. Io ti dico, in chiave Inter continuerà il turnover anche perché settimana prossima c'è la finale di Coppa Italia. Anche, vero, Quindi bravo. secondo me giocheranno in campionato ancora un po' Lukaku, Correa, ci sarà un po' di riposo tra i titolari e poi giocheranno la finale di Coppa, anche perché l'Inter mi sembra abbastanza tranquilla sul fronte di arrivare tra le prime quattro, ormai ha creato un bel solchetto tra le inseguitrici, mancano solo 3 giornate a 5 punti di vantaggio. La Roma, secondo me, continuerà a fare turnover anche perché non ha possibilità, ha scarsissime possibilità di arrivare tra le prime quattro. E quindi ha nell'Europa League l'unica chiave di accesso alla Champions. E la Fiorentina, invece, secondo me, anche lei impegnata nella finale di Coppa Italia, secondo me, lì giocheranno i titolari. In campionato ci saranno un po' di turnazioni in vista poi della finalissima di conference del 7 giugno. A proposito di questo, insomma, iniziamo con la domanda di Gloria classica perché riguarda il buon Nico Gonzalez. Tra l'altro, a Gloria, diciamo, Lookman può strappare una convocazione, però è indecisa tra Nico Gonzalez e questo Denny Mota che sta facendo benissimo. Guarda, io questi calciatori che hanno un rendimento alto faccio fatica a tenerli fuori. Io lo chiamo calciatori in rush, quindi vanno sempre schierati, a prescindere. Infatti Dani Mota ha fatto bene anche contro il Napoli, magari è un po' impronosticabile, anche se come dicevo prima il Napoli ormai ha carenze di obiettivi e di stimoli, in campo si vede. Però io ti dico Dani Mota, anche perché mi aspetto una partita tra Sassuolo e Monza molto aperta, tra due squadre che giocano un bel calcio e che possono portare i propri calciatori a bonus. Effettivamente sì. Secondo fact di giornata che riguarda invece il dolce Remy, piccolo come sei, insomma, qui i ricordi di chi ha la nostra età, dei cartoni animati di quel periodo. Arriva finalmente Houdin, e la grafica era scontata. Io aspettavo che facesse un gol per fare questa grafica. Insomma, il mago Houdini l'abbiamo messo bello incatenato, pronto a gettarsi a fiume. Però è stato silente per tutto l'anno, era stato celebrato come un bell'acquisto da parte del Lecce e fa doppietta a Roma. Immagino, non so, l'avranno preso in 5 in tutta Italia. Però Oden al momento è più affidabile di Strefezza o dico un'eresia? Più affidabile di Strefezza, non so perché parliamo sempre del faro di quella squadra, del rigorista, di colui che da un momento all'altro un calcio piazzato può portare bonus o meno, ma tra i centrocampisti è sicuramente una carta che i fantallenatori, quella che magari giocano quei fanta aperti con gli scambi sempre possibili, che da centrocampista in queste ultime 3 giornate può trovare il suo spazio e può trovare qualche bonus, anche perché Lecce tra le squadre che hanno ancora obiettivi devono salvarsi e quindi giocheranno da qui al termine del campionato con la migliore formazione Certo. possibile. Su Oden purtroppo c'è da dire che ha trovato davanti a lui non solo Strefezza ma un Di Francesco che nell'arco della stagione ha fatto comunque bene e un Banda che per larghi tratti della stagione ha giocato un bel calcio ed era difficile da tenere fuori. Tant'è che Oden per trovare spazio adesso è stato arretrato a centrocampo e comunque
Io farò la foto della grafica, la mando a Rosario per il campioncino, mi sa che ci siamo. Potrebbe essere tranquillamente questa, ma non ci Sì. discostiamo. Francesco, uno fuori tra Beto, Milik, Ken e Cabral. Uno fuori, vedo Milik, Ken Cabral. Secondo me Cabral non gioca, però fare fuori uno della Juve, fare fuori Ken, che magari è partito titolare in Europa League, partirà dalla panchina contro l'Empoli. Ci sta, Tanto anche ci sono possibilità che se ti entri. possa entrare, perché io penso che Cabral venga tenuto un po' a riposo in vista della finale di Coppa Italia. Sì, anche io. Diciamo che sono nomi abbastanza tutti un po' e nessuno sicurissimo del posto. Però ci sta, togliere uno dei due della Forse Juve. Milik, che ha giocato pochi minuti ieri, È quello più sicuro potrebbe del partire posto. di là. Poi ovviamente speriamo di E rivedere Beto. Beto. Speriamo di rivederlo dal primo minuto, ma ci sono tutte le possibilità. Facts 3 della nostra puntata, che parla di Atalanta, un'altra frenata, la sconfitta a Salerno, la stagione della Dea è pessima, io ovviamente ho esagerato, non è pessima, però a livello anche fantacalcistico, vediamo la grafica, abbiamo messo Gasperini nella settimana enigmistica, perché è una squadra che davvero non riesce a trovare capo né coda nei ragionamenti, ti perde a Salerno, poi magari ti fa la grandissima partita contro una big, diventa un problema. Poi lì davanti, come dicevo, e come accennavi tu prima, sono rimasti anche in pochi. Guarda, secondo me non hai esagerato, ma pessimo a livello fantacalcistico. Sicuro. Tra l'altro volevo preparare un approfondimento nei prossimi giorni a fine campionato, perché nel rapporto spesa-resa, che a me piace tantissimo fare, è stato un disastro l'Atalanta. Perché i vari Pasalic, Ederson, Zapata, Muriel, sono tutti calciatori che ad inizio campionato, col fatto che l'Atalanta non aveva le coppe, erano Bene. straconsigliati e sono stati strapagati. Io mi sono fatto passare un po' i dati dai nostri tecnici. Ci sono davvero cose interessanti e carine. Pasalic è stato uno dei centrocampisti più pagati, Zapata uno degli attaccanti più pagati. E Vero. in cambio, cosa hanno avuto i fantallenatori? Niente. Se non l'incertezza di Gasperini, li schiero, non li schiero, e poi numeri davvero scarsi. Pasalic solo 3 gol, Zapata solo 2 gol. Quindi fantacalcisticamente possiamo dire una stagione pessima. Poi calcisticamente, se dovesse vincere le ultime 3 partite e magari agganciare piazzamento in Europa, ne riparliamo. La domanda di Antonio immagino che sarà semplice come risposta, oddio, fino a un certo punto, uno tra Abraham e Cabral. Secondo me non gioca nessuno dei E due. appunto. Chi ha più possibilità è Ebram, perché la Roma ha davvero pochissime pedine. E quindi Ebram almeno un 20-30 minuti contro la Salernitana li può giocare, e a quel punto mi gioco lui. Assolutamente. Cabral, lo ripetiamo, l'abbiamo detto tante volte, molto probabilmente siederà in panchina. Questa è la sensazione. Quarto facts di giornata che riguarda in qualche modo l'Udinese da vicino, anni di attesa e sfortuna, anche infortuni. Castro is back. Magari è presto per dirlo, io ho anche fatto una grafica abbastanza pomposa con la resurrezione dell'Araba Fenice, però diciamo che contro l'Udinese un gol e un assist, è il giocatore che ovviamente se non fosse stato frenato da tanti infortuni sarebbe sicuramente uno dei perni del fantacalcio. Diciamo anche che la consegna del campioncino porta bene, no? È vero. Dopo di quella, Castroviglio un gol e un assist, ma comunque aveva già dato segnali incoraggianti il centrocampista della Fiorentina, che così come Bonaventura e le mezzali di Italiano spingono. Infatti ci si aspettava tanto da Barak, che è stato decisivo ieri contro il Basilea, però il campionato ha deluso. Comunque Castroviglio 2 gol e un assist in 11 presenze, non tutti da titolare, le ha portate. E secondo me era un calciatore che col doppio delle presenze, 5-6 gol come li ha fatti Bonaventura, li portava. Resta secondo me un profilo da attenzionare
l'anno in vista prossimo. delle prossime aste. Io lo terrei d'occhio perché secondo me non verrà pagato tantissimo, ma potrebbe appunto avere la stessa resa che ha avuto Bonaventura quest'anno. Assolutamente. Domanda di Dezzo, anche questa non può mancare mai, ed è interessante. Due tra Jovic, Di Francesco, Caputo e Nzola. Io Nzola lo schiero sempre. Forza. Sì, E gli affianco Jovic. diamo fiducia a Jovic. Invece questa è un po' più interessante, un nome per chiudere la difesa tra Kalulu, Acerbi, Hien e Luperto. Il dubbio è tra Kalulu e Iem che sta facendo benissimo. Magari schiera Kalulu che gioca contro la Sampdoria ormai retrocessa. Il Milan deve vincere per alimentare le poche speranze di arrivare tra i primi quattro, poi magari se non ti gioca Kalulu ti copri con Ian che sta facendo benissimo. Esatto, ma manteniamo la regola, ahimè, mi spiace per la Samp, ma quelli contro la Samp vanno messi tutti. Quinto facts di giornata che riguarda il Monza, l'abbiamo detto, un finale in crescendo, in aumento, il Monza sta diventando un fattore al Fanta. Io ho messo il punto di domanda, ma secondo me non c'è nemmeno troppo punto di domanda. E hai usato la stessa parola della grafica, rush finale, tu l'avevi usato giocatore in rush per Dani Mota, però... Anche in queste ultime tre partite mi pare che il Monza è una delle squadre, quelle di medio classifica, che ha più fame di tutte, sta mandando in gol anche tanti giocatori. Ha più fame di tutti perché ha più entusiasmo di tutti. L'obiettivo comunque ottavo posto per una neopromossa, per una squadra che non è mai stata in Serie A, credo sia importante. E, tra l'altro si è creato quel clima armonioso di gruppo, Palladino in questo è stato bravissimo, che poi, come dicevi tu, ha fatto diventare questa squadra un fattore a fantacalcio perché c'è Di Gregorio che è tra i migliori portieri per media voto. Chi gioca col modificatore di difesa e lo schiera è una garanzia. Caprari il suo in attacco lo ha fatto, Mota lo sta facendo adesso e Carlos Augusto è il miglior Vero. difensore del Fantamedia, è il migliore. Quindi tanta roba, complimenti a Palladino e complimenti ai fantallenatori che all'inizio campionato hanno deciso di puntare su calciatori che con Stroppa non erano forse così valorizzati. Sai bene che abbiamo questo problema di fare anche il Fantacalcio di Serie B, che problema ulteriore ha vinto Antonio Giordano è Questo è un incredibile. grande problema, È un purtroppo per problemissimo. Però settimana. 2 o 3 stagioni fa un nostro amico Mauro Miani, che salutiamo, quando comprò Carlos Augusto, tra lo scetticismo generale, giocatore fortissimo, però vedi, è andato in Serie A, è riuscito a fare anche meglio, bravo lui. Ultimo facts, così poi ti faccio anche l'ultima domanda, bloccato Giroud, tra l'altro poi il dato ce l'ho anche detto nei video, lo sentiremo dopo, Alice Mattelloni, che non segna dalla 26ª giornata. Diciamo che l'età gli sta presentando il conto o è solo un momento che magari si sbloccherà? Abbiamo portato fortuna a Ciro Immobile l'ultima puntata, proviamo a farlo anche con Giroud, per i tifosi del Milan che ci seguono. Abbiamo messo l'album dei Litfiba, Desaparecido, perché un po' in zona gol manca, ha fatto qualche assist qui e lì, ma poca roba. Guarda, posso dire che parecchi calciatori hanno anche sofferto il mondiale, Sì. che magari adesso sottovalutiamo, però se ci fate caso, Giroud, Milinkovic-Savic e tanti altri profili di calciatori che in quei 2 mesi comunque non hanno staccato la spina e sono stati impegnati, anzi Giroud addirittura ha giocato la finale del mondiale, hanno chiuso il campionato incalando. Era una cosa che avevamo preventivato. Poi a questo aggiungeteci appunto l'età di Giroud, cioè non è più un giovanotto, se vogliamo usare un eufemismo. Sì. Ci Certo che contro la Sampdoria va schierato, ovviamente, ragazzi. Poi mancherebbe altro. Stavamo vedendo, no, vediamo che per le prossime partite. io ho detto qualche assist. In realtà un assist con la Lazio a Bennacer, poi, ma in realtà dalla Sì. 26ª, dal suo ultimo gol in casa contro la Salernitana, ne ha giocate poi sostanzialmente 3 da titolare e 2 da subentrati. Diciamo che l'unico calciatore che non ha accusato ed anzi ha aumentato il suo rendimento post-mondiale è stato Rabiot. Sì. Tutti gli altri, Vlasic, Milinkovic-Savic, Giroud, hanno avuto un calando dal mese di febbraio incredibile. Ci scrive Simone che dice che ha perso in settimana Sanabria e Lorente, male,
Ma per fortuna ha un attacco molto forte che vanta al momento Nico Maria, Nico Gonzalez, Di Maria e Gonge. Rischieresti il tridente, secondo lui? Dipende dalle regole che avete all'interno della vostra lega. Se non avete il cambio modulo rischi, perché secondo me Nico riposa e Di Maria, non, secondo me non parte titolare, ma è una mia opinione, ma potrebbe entrare. Se hai qualcuno in copertura, sicuro che possa andare a voto, ti rischi il tridente. Se hai il cambio modulo, ti rischi il tridente, altrimenti occhio, farei un 4-4-2 e un 3-5-2. Ci sta, assolutamente come lettura. Grazie Carmine, come al solito ti libero un paio di minuti prima e ti ringrazio perché sei stato precisissimo su tutti gli argomenti. Ci Ciao Stefano, un saluto a tutti, buon Fanta! vediamo alla prossima e noi andiamo a sentire cosa ci consiglia la redazione per questa battaglia che continua ad andare avanti. Ciao Stefano, buonasera. Allora, ecco le mie scelte per quanto riguarda questa giornata. Partita di prima fascia Napoli-Inter e scelgo Raspadori, che pur probabilmente partendo dalla panchina, secondo me potrà essere decisivo per il Napoli. Poi la metà fascia di classifica, Sassuolo-Monza, e dico Berardi per il Sassuolo. Chiudiamo invece con Milan-Sampdoria, che riguarda l'ultima fascia, perché scelgo un giocatore della Sampdoria che è già retrocesse e che secondo me a mente libera potrà mettere in difficoltà il Milan, e punto su Gabbiadini. Ciao! Ciao Giova e ciao a tutti, pronta per darvi i miei tre nomi di questa 36esima giornata di campionato. Allora, il primo nome è quello di Caprari, quindi punto direttamente sulla partita di questa sera, perché dopo la buona prestazione fatta contro il Napoli, credo che questa di oggi sia una partita particolarmente volta all'attacco e quindi Caprari possa fare molto bene. Il secondo nome è quello di Giroud, quindi mi sposto a Milan-Samp. Giroud non timbra il cartellino dalla 26esima giornata, di conseguenza la Samp, mi dispiace, ma credo possa essere la vittima giusta. E mi sposto adesso al Via del Mare, dove va di scena lo scontro salvezza più importante di questa giornata di campionato. E nonostante io creda, non so perché ho questa impressione, nella vittoria del Lecce, il terzo nome è quello di Inzola, che è uno fra i giocatori rivelazione di questo campionato. Ciao a tutti Fantas Gamers! Allora, oggi scelgo Theo Hernandez per il Milan. Quella contro la Samp è una gara da non sbagliare se vuole ancora provare a qualificarsi per la prossima Champions League. Poi vado su Berardi. È vero che il Sassuolo ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre ed ospita dall'altra parte un Monza in forma, ma credo che il fattore campo possa fare la differenza. Infine, Strefezza, che è vero, arriva dal rigore sbagliato contro la Lazio, ma sinceramente vedo il Lecce favorito nello scontro diretto salvezza contro lo Spezia. Buona giornata a tutti voi, buon calcio. Sursa non ci ha lasciato il video, non ce l'ha fatta, però ci ha lasciato i nomi, Origi, Nzola e Berardi, quindi molto simili, almeno due terzi. Io invece vi consiglio nella fascia alta Rabiot, perché abbiamo parlato di un giocatore dalla costanza di rendimento incredibile, abbiamo parlato per la fascia media, Dani Mota va cavalcato in questo momento, e per la fascia bassa non scelgo Lecce Spezia, ma vado su Cremonese Bologna, secondo me Okereke può lasciare il segno allo Zini. È davvero tutto anche per questa puntata di Fantas Game. Grazie per essere stati con noi. Tornate qui la settimana prossima alla stessa ora e ricordate, il fantacalcio non è un gioco per ragazzi.